Benvenuti a una nuova puntata di Esports e Legal qui su Esports Mag. Io sono Francesco Lombardo, Esports Reporter, e come al solito sono in compagnia di due giovani avvocati che fanno parte dello studio LCA. Da una parte Miriam Loropiana, dall'altra Francesco De Ruggeris. Bentornati ancora una volta per questo terzo appuntamento. Grazie a te, Francesco. Grazie, Francesco. Allora, questa volta cambiamo prospettiva. Abbiamo indagato la pubblicità nei videogiochi, come la realtà aziendale o di marketing si fonde con i videogiochi. Questa volta non abbandoniamo del tutto il diritto di immagine, ma lo guardiamo da un'altra prospettiva, dalla prospettiva dei giocatori, o meglio dei videogiocatori, che siano in particolare professionisti, ma anche semi professionisti o amatoriali. In particolare c'è una cosa da analizzare, un aspetto da analizzare. Molti non concordano sul fatto che i videogiocatori di esports siano a tutti gli effetti degli sportivi, come gli sportivi tradizionali, e comunque non è questo l'obiettivo nostro oggi, dire di sì, di no, forse, chissà, ma più che altro è cercare di capire se i videogiocatori professionisti, quindi gli e-sportivi, se così vogliamo chiamarli, godono magari però degli stessi diritti degli sportivi tradizionali. È così oppure no? Sì, sotto almeno alcuni profili. Già bisognerebbe fare un cappello introduttivo sugli sportivi tradizionali, perché anche loro in questa categoria vedono delle distinzioni fra sportivi che esercitano l'attività in modo professionale e riconosciuto come tale e quelli che invece non godono di determinati benefici che hanno i professionisti in senso tecnico stretto. Negli sportivi noi abbiamo un'ulteriore, diciamo, macro categoria di soggetti che prestano le proprie attività, diciamo, videoludiche, ma in senso competitivo, anche economicamente retribuito, e qui si apre un mondo intero sul riconoscimento della logica sportiva, non sportiva, degli esports. Però, come dicevi tu, non è questo quello che ci interessa. Quello che ci preme comprendere è: ma in quanto persone hanno già comunque dei diritti nel momento in cui entrano in contatto con delle realtà strutturate? Ecco, sì, la risposta è sì. In particolare ve ne sono alcuni che devono essere tenuti attentamente in considerazione dai legali che assistono gli sportivi e da anche legali che assistono anche i team. In particolare quello che secondo noi è fra i principali e più importante è senz'altro il diritto all'immagine, ovvero la tutela che la legge dà alla propria fisionomia, che può essere sfruttata ovviamente in tanti modi. Ecco, su questo aspetto il diritto all'immagine si accompagna anche con il diritto al nome, e è un vero e proprio diritto della personalità. Come tale ha delle caratteristiche molto importanti che devono essere tenute in considerazione. Certo. Bene, ma da questo punto di vista, quali sono magari gli aspetti a cui un giocatore, un videogiocatore professionista dovrebbe stare più attento o attenzionare di più? Non so se magari vi è già capitato, collaborando con dei team, qualcosa di questo tipo, capire anche dove andare a posizionare determinate fattispecie che sono nuove comunque, perché gli esports non esiste qualcosa di che sia dedicato esattamente agli esports. No, questo no, però come diceva giustamente Francesco, ci sono dei profili che si intersecano con la disciplina tra virgolette degli sport tradizionali. Quindi, se è vero che gli sport e sport tradizionali non sono legalmente affiancati o comunque parificati, diciamo così, gli sport naturalmente si stanno prendendo ad esempio gli sport tradizionali e la loro organizzazione per organizzarsi a loro volta. In questo frangente ovviamente si inserisce anche il diritto appunto all'immagine a cui faceva riferimento Francesco. Quindi, per poter analizzare quella che potrebbe essere la tutela del diritto all'immagine dell'isportivo, inteso come il player appunto che gioca a livello competitivo, che è retribuito per la sua prestazione, la cui immagine viene trasmessa in streaming, ma non lo streamer, viene trasmessa nell'ambito di competizioni che vengono a loro volta registrate, si può fare sicuramente un parallelo, un paragone con gli sportivi tradizionali.
sportivi tradizionali, che ovviamente, diciamo, uno degli elementi che li caratterizza, come naturale che sia, hanno un maggiore o minore interesse alla tutela della loro immagine, derivante anche dalla loro fama. È un discorso abbastanza concreto da fare, però chiaramente lo sportivo che ha una grande fama, perché magari sta all'interno di un team, ma anche perché magari è un personaggio particolarmente carismatico, ci sono tantissimi esempi, non dobbiamo pensare solo al calcio, ci sono personaggi particolarmente carismatici di tanti sport che forse sono più noti loro che il team di cui fanno parte. Quindi ci sono diversi profili, diversi piani di tutela che ovviamente appunto sono più rilevanti quanto più gli sportivo o lo sportivo tradizionale sono famosi. Lo sportivo appunto più famoso è quello che monetizza di più dall'utilizzo, certo, della sua immagine, ed è quindi quello che ha più interesse a che la sua immagine venga utilizzata e sfruttata, sa bastan dire, sempre e solo col suo consenso, quello è un requisito base, ma anche a fronte della corresponsione di un compenso, perché a quel punto non si tratta più semplicemente di un diritto all'immagine che abbiamo anche io, tu, Francesco, cioè per sfruttare la nostra immagine anche in queste interviste, ovviamente è necessario il nostro consenso, però quando ci si evolve, diciamo, e quindi lo sfruttamento dell'immagine viene realizzato anche in altri contesti, l'elemento economico diventa un fattore principale, importante. Io avrei una domanda a questo punto per capire meglio anche quali possono essere uno o alcuni degli aspetti che possono essere tutelati, perché ad esempio se un videogiocatore che sia in streaming o all'interno di una partita competitiva di un campionato o un torneo ha dei comportamenti fissi ricorrenti o che lo distinguono in sostanza all'interno del gioco e quindi diventa facile da capire che è realmente lui, posso pensare ad esempio, per fare un parallelo, ad alcune esultanze che possono avere dei giocatori di calcio, l'aeroplanino di Montella, la mitraglietta di Battistuta, giusto per fare degli esempi forse anche un po' vecchi, perdonatemi. E sono anche questi diritti che possono essere tutelati per i giocatori, per i videogiocatori? Assolutamente, assolutamente sì. Bisogna fare proprio un attimo di chiarezza. Il diritto all'immagine, come prima abbiamo detto, siamo partiti a livello zero, è la tutela della propria fisionomia. Il diritto l'ha portato un po' oltre, cioè l'ha esteso sinanco a tutte quelle caratteristiche, diciamo, estetiche riconoscibili di quella specifica persona. L'esempio che si fa sempre, ma è anche sui libri di diritto, è quello degli occhiali e dello zucchotto di Lucio Dalla. Fare un disegno con gli occhiali tondi e lo zucchotto immediatamente fa pensare a Lucio Dalla. Certo. Quello è diritto all'immagine di Lucio Dalla, anche se in realtà l'immagine, cioè non c'è una foto, certo, o una rappresentazione di un ritratto, di un disegno dell'artista. In questo caso la stessa identica cosa può valere ovviamente anche per uno sportivo. E a questo punto anche per un e-sportivo. E su questo aspetto mi pongo io stesso una domanda e ho una risposta, ma è una mia assoluta interpretazione. Una giocata particolarmente tipica, una kill sempre uguale, un modo di combinare determinati modi di giocare, può essere, oltre che il risultato dell'esecuzione del software che viene dal videogioco, eccetera, eccetera, un elemento talmente riconoscibile da essere diritto all'immagine di un giocatore, nel senso proprio del player fisico, così come anche determinati avatar, indipendentemente dal nome che c'è scritto sopra? Questo è un interrogativo, noi, certo, la risposta è aperta, però è un po' il gioco che facciamo noi avvocati, oltre a quello che voi potete pensare che ci annoiamo fra le carte, ci poniamo anche delle domande cercando di darci delle risposte con le regole che ha il diritto. Ecco, questa secondo noi è una delle frontiere più interessanti nel mondo videoludico e anche soprattutto sportivo, perché sai, sul gioco da casa, se io con gli amici con cui gioco online uso sempre la stessa skin, uso sempre le stesse tecniche, sì, vabbè, diritto all'immagine, ma anche chi se ne importa. Certo. Mentre invece potrebbe avere tutta un'altra logica, anche monetaria, perché giustamente Miriam, che è un aspetto molto concreto quello che rilevava lei, potrebbe essere un asset da valorizzare.
da parte del giocatore e anche da tenere in considerazione per le strategie di marketing dei team che prendono i giocatori a giocare, perché è chiaro che un giocatore particolarmente attento anche a questi aspetti e che fa della sua immagine online e offline, di nuovo realtà e videogioco che si mischiano, certo, un qualcosa di particolarmente, mi viene da dire, suadente e appealing per il mercato, perché non sfruttarlo? Miriam, io vorrei fare un esempio concreto, vediamo se ho capito e se rientra in queste fattispecie. C'è una sorta di mossa, o meglio, una sequenza di azioni meccaniche che viene utilizzata su League of Legends, che è stata ribattezzata Insec. Insec perché è stato il primo giocatore, il cui nickname appunto era proprio Insec, a fare questa serie di azioni che permette con un certo personaggio, che può essere il Lee Sin di turno o altri personaggi simili, di sostanzialmente andare dietro il personaggio nemico e farlo rimbalzare verso il proprio team in modo che sia più vulnerabile e più facile da eliminare. È un'azione tipica che poi tutti i commentatori da quel punto in poi, da quel momento in poi, anche se a giocare non era Insec, ma siccome è stato lui il primo a farlo, anche quando lo facevano altri giocatori, i commentatori dicevano: ah, ecco, ha fatto un bellissimo Insec. Quindi dal giocatore prende proprio il nome quella mossa, quella serie di azioni. Questa è una fattispecie che può essere tutelata, cioè, la metto giù lì, se un giorno Insec si sveglia e dice: da oggi mi faccio pagare per ogni volta che viene utilizzato questa cosa nei commenti in riferimento a me, può farlo? Allora, l'esempio che mi fai mi ricorda tantissimo le manovre mediche piuttosto che le modalità di operazioni che magari sono state fatte per la prima volta da un pioniere e poi da lì. Uh-huh. Allora, diciamo che in questo caso sarebbe, a mio parere, un folle a rompere le scatole ai commentatori o a chiunque utilizzi il suo nome per identificare una mossa, perché non c'è veicolo migliore per il giocatore di essere associato alla mossa e quindi la sua notorietà viene aumentata dal fatto che comunque lui venga associato addirittura il suo nome a una mossa e che sia stato traslato, diciamo, un po' come un termine proprio per identificarla. Quindi, se da una parte, in senso astratto, noi potremmo dire chiaramente che c'è stato un utilizzo del suo nome, ma non per ogni volta che viene utilizzato il nome si deve pagare una fee, diciamo, sarebbe eccessivo. Certo. Però se magari qualcuno utilizzasse il suo nome in maniera troppo insistente o sfruttasse il suo nome cavalcando l'onda del suo successo, piuttosto che banalmente utilizzasse il suo nome per lasciare intendere che, non so, conosce il soggetto, gioca spesso col soggetto, quindi per accrescere la sua fama è un conto. O per fini commerciali, magari. Mettiamo, cioè, ci fa una maglietta, certo, per dire. A quel punto... Lì si apre il mondo. Esatto. E sarebbe tutt'altro sfruttamento. Okay. Qui diciamo che non c'è una finalità commerciale di sfruttamento sicuramente del nome, è una fonte di riconoscimento di fama e di notorietà incredibile, quindi diciamo che sì, in teoria potrebbe farlo, ma sarebbe molto molto difficile, sarebbe un autogol pazzesco dal mio punto di vista. Okay. Quindi... Un'ultima domanda che vale però per entrambi, perché i videogiocatori professionisti comunque hanno un'età media molto bassa, si parte dai 16-17 a livello legale, perché meno di quello non si può fare in Italia, almeno non si può avere, fino poi ai 20-22-25, un'età che comunque non è molto esperta magari dal punto di vista giuridico, di diritto, di tutela della propria immagine o di qualsiasi altro proprio diritto. Voi che tipo di consiglio dareste a chi magari poi a un certo punto per la prima volta deve trovare un accordo con un team, con una squadra o anche con una piattaforma di streaming perché vuole sponsorizzarlo, con uno sponsor che sia, in merito alla tutela dei propri diritti come sportivo, chiamiamolo, come sportivo dal punto di vista appunto giuridico, come abbiamo definito? Allora, guarda, mi permetto di fare una proposta, visto che siamo in due, per cui ti rispondiamo uno dalla parte del giocatore e l'altro dalla parte del team. Se ok. Ti va. Che secondo me questo può essere un modo anche più completo, perché la realtà ha sempre due facce, certo, nonostante quello che a volte ci dimentichiamo. Dunque, mi metto dalla parte del giocatore giovane che sta per entrare in un team. Il primo consiglio molto attento è
è molto importante leggere tutto. So che sembrerà una banalità perché viviamo in un mondo dove nessuno legge più nulla, ma la verità è che leggere tutto è estremamente importante, perché spesso presi dalla foga, noi ci è capitato di vederlo anche in altri ambienti, questi soggetti che possiamo chiamare genericamente come talent, cioè persone particolarmente dotate in una determinata attività, presi dalla foga e anche, possiamo anche dirlo tranquillamente, a 16-17 anni, dai primi soldi, firmano qualsiasi cosa. Ecco, poi dopodiché il rischio qual è? Che ci si trova estremamente blindati, che tante cose non si possono fare, si cedono diritti che poi dopo è difficile riavere indietro, perché magari ceduti in maniera particolarmente forte. Ovviamente ci si lega sempre più verso l'aspetto commerciale. Gli sfruttamenti dell'immagine, bisogna sempre anche parlarne con i propri genitori, soprattutto se minorenni, questo è fondamentale, perché ovviamente il margine di autonomia di un soggetto minorenne è estremamente minore, con entrambi i genitori o entrambi i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale. Per cui è un consiglio noioso, barboso, e me ne rendo perfettamente conto, ma è l'unico vero consiglio. Leggere tutto e anche fare attenzione a una cosa. È vero che questi team hanno la fila fuori però è anche vero che un po' di potere negoziale lo hanno anche i giocatori, perché se stanno venendo da voi, evidentemente c'è un buon motivo. Quindi non tutte le carte sono solo a favore dell'altra parte. Miriam, allora a te tocca fare la parte del team, che da alcuni viene visto spesso come quello cattivo, ma in realtà così non è, fai i suoi propri interessi. Sì, il team fa i suoi propri interessi, che però spesso coincidono con quelli del giocatore, perché più cresce il giocatore, più cresce il team. Quindi dall'altra parte l'interesse che dovrebbe essere primario per il team è non solo scegliere la persona giusta, ma soprattutto, se è così giovane, coltivarla nella maniera migliore. Quindi anche sia nell'attività sportiva che al di fuori, cercare di tutelare il minore nel miglior modo possibile, quindi non sovraesponendolo, quella dovrebbe essere una delle basi principali anche dal punto di vista del diritto all'immagine, perché appunto non sovraesporre l'immagine del minore, che da una parte potrebbe non capire bene quelle che sono le implicazioni del essere così sovraesposto, e dall'altra parte potrebbe esporsi in maniera ingenua ma controproducente per il team, perché il team vive non solo ovviamente della gloria che gli porta il singolo giocatore, ma anche delle sponsorizzazioni. Ci sono esempi di sponsorizzazioni che sono andate benissimo negli sport tradizionali, con giocatori che, proprio perché erano delle teste calde, tra virgolette, attraevano particolare interesse, particolare attenzione. Però dall'altra parte, soprattutto perché siamo in un terreno molto nuovo, la scelta del team ricade su una persona che, sempre per quel concetto di fluidità di cui abbiamo già parlato negli episodi precedenti, mettiamola così, impone appunto di scegliere qualcuno che abbia una visibilità, sempre qui torniamo all'immagine magari social, magari su Twitch, in streaming e quant'altro, che sia in linea con lo spirito del team. Quindi scegliere le persone giuste, fare in modo che l'esposizione di queste persone sia corretta, coltivarli e garantirsi, io devo fare la parte del cattivo, tra virgolette, garantirsi nei limiti del possibile un vincolo quanto più stretto quando l'investimento è un investimento concreto, e una possibilità quanto più immediata di liberarsi, usiamo un termine negativo, di quell'investimento nel momento in cui non è ritenuto più vantaggioso. Quindi la possibilità, cercare di trattenere finché si può e di liberarsi con magari maggiore facilità. Giustissimo. Francesco, Miriam, vi ringrazio per questa ennesima, terza in realtà, puntata, con queste pillole che ci permettono di capire come il mondo dell'esports e il mondo del diritto si intrecciano. Come dite voi, non state solamente sulle carte, ma vi fate tante domande e cercate di dare le risposte corrette. Vi do allora appuntamento alla prossima settimana. Grazie ragazzi. Grazie a te, Francesco. E alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.